oggi questo incontro caldissimo fra Grillo e i suoi. Appunto, sul tavolo c'è la linea da tenere per l'incontro di mercoledì prossimo, dove si farà un po' un punto sul tema della riforma della legge elettorale. Lo sappiamo, il Movimento 5 Stelle, grazie alla consultazione del suo elettorato sul blog, ha elaborato una propria proposta chiamata Democratellum, per il vero molto distante dall'Italia come il testo approvato dal governo. Ma allora ci si chiede, fanno davvero sul serio o anche qui è soltanto un modo per prendere tempo e in qualche modo intralciare il percorso delle riforme del governo? Giriamo la domanda all'onorevole PD Alfredo Dattore. Buonasera. Come Buonasera, salve. la vede lei, onorevole? Bisogna fidarsi dei grillini oppure no sul tema della riforma della legge elettorale? Fidarsi, c'è bisogno di fatti. Io poi non, adesso non starei a fare qui graduatorie se bisogna fidarsi più dei grillini o di Berlusconi. Bisogna aprire un confronto con tutti quelli che concretamente ci stanno. Io mi auguro che la lezione elettorale sia servita al Movimento 5 Stelle per capire che non è così che si sta in Parlamento, non è così che ci si confronta in politica. Quindi bene che ci sia stato questo cambio di atteggiamento, adesso va verificato sui fatti. Mi auguro che riguardi non solo la legge elettorale, ma anche la riforma costituzionale e altri provvedimenti di cui discuteremo in Parlamento. Certo, non sono pochi anche dentro il PD, onorevole, gli scettici sulla buona fede, possiamo dire così, sulla voglia davvero di contribuire al processo di riforme del Movimento 5 Stelle. Oggi Speranza, appunto fra i leader del PD, dice può bastare una batosta elettorale come quella delle europee a trasformare i grillini in padri costituenti. Insomma, lui è un po' scettico. Forse ecco, in questo modo anche lei ha già risposto. Ci si domanda però un po'. Il dibattito su questo tema vede la contrapposizione fra Grillo e Berlusconi. Anche lei prima ha detto chissà se è più Sì. affidabile Grillo o più affidabile Faccio fatica Berlusconi. obiettivamente anche a vedere Berlusconi come un padre costituente, quindi qui adesso più che costruire un pantheon dei Dei padri padri della nuova costituenti. Costituzione, perché questo ci metterebbe in un qualche imbarazzo, starei ai fatti, quindi verificherei passo dopo passo la serietà delle intenzioni di tutti. Ad esempio, io non ho Sì. capito se Forza Italia questo accordo sul nuovo Senato lo ha siglato convintamente o no, perché mi capita spesso di incrociare in dibattiti esponenti di Forza Italia che continuano a manifestare critiche, perplessità. E sicuramente Forza Italia non può giocare due parti in commedia. Se c'è Certo, l'accordo, certo. quell'accordo poi va sostenuto coerentemente nelle aule parlamentari. Beh, lo sappiamo, questa riforma sicuramente ha diviso anche i partiti al loro interno, quindi anche dentro Forza Italia ci sono delle voci dissonanti, però poi alla fine la voce che prevale, almeno in Forza Italia, è sempre quella di Silvio Berlusconi, che nei giorni scorsi è tornato appunto a ribadire la linea chiara sul tema della riforma della legge del Senato, almeno su questo punto. Però la mia domanda era questa, onorevole, ma bisogna mettere per forza in contrapposizione Renzi e Grillo o non si può cercare di fare una riforma che in qualche modo accontenti un po' tutti? No, io infatti credo che non si tratti appunto di scegliere l'interlocutore privilegiato, si tratta di chiamare tutti a un confronto serio. Ad esempio, io credo che il Movimento 5 Stelle ci può dare una mano a mettere in discussione un aspetto della legge elettorale che non va allo Stato, cioè quello delle liste bloccate. Esatto, ecco, Quindi tra su lei questo si è può tra i fare una battuta. primi difensori delle preferenze, tra Delle l'altro. preferenze o dei collegi uninominali, ma sicuramente dobbiamo trovare un modo per restituire ai cittadini la scelta dei parlamentari. Questo sarà un terreno d'incontro concreto. Oppure anche sulla riforma del bicameralismo. Non credo che i grillini vogliano tenersi il bicameralismo attuale così com'è. Certo. Penso che possano essere a favore di una riduzione del numero dei parlamentari, del fatto che i senatori vengano scelti in rappresentanza delle autonomie locali. Cioè, se si scende nel merito e il Movimento 5 Stelle supera questo atteggiamento che aveva fino a qualche settimana fa, in cui diceva che l'attuale Parlamento era delegittimato, che con gli attuali partiti non si parlava. Sì. Questi argomenti li hanno dovuti mettere da Da parte parte, certo. e sono scesi sul terreno del confronto. È un dato, secondo me, positivo, frutto del risultato elettorale. Dopodiché la Elettorale. fiducia in politica si costruisce sui fatti, giorno Certo. dopo giorno. Senta, onorevole, se si dovesse trovare un accordo, quindi se i numeri dovessero esserci con i grillini su diversi punti che magari sono indigesti a Forza Italia, lei ritiene che sarebbe giusto archiviare il patto del Nazareno?
Ma guardi, il patto del Nazareno, francamente io non so quale sia, perché doveva essere stato presentato all'inizio come un patto che comprendeva riforma elettorale e legge costituzionale. Poi si è scoperto che sulla riforma costituzionale Berlusconi non è d'accordo. Poi diversi aspetti della legge elettorale li abbiamo già modificati, altri dovranno essere modificati ancora. Il patto del Nazareno può essere al più l'indicazione di un metodo che anche chi come me ritiene che Renzi non doveva ricevere Berlusconi al Nazareno e dargli tutta quella centralità, però riconosce che sulle riforme costituzionali si dialoga anche con l'opposizione e con quella che alle elezioni del 2013 è stata la principale opposizione, quella del centrodestra. Quindi quel metodo è giusto. Certo. Ma deve valere sia per Forza Italia sia nei confronti di altri interlocutori che si rendano disponibili. Certo, il Movimento 5 Stelle non può immaginare che si azzeri tutto e si ricominci da capo, ma deve misurarsi concretamente sui singoli punti della riforma costituzionale della legge elettorale su cui dobbiamo ancora lavorare per migliorarla. Sì. Onorevole, lei è in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Che idea si è fatto di quello che sta accadendo invece al Senato sul tema dell'immunità? Il governo sapeva, non sapeva, la Finocchiaro si dice indignata di questo scaricabarile nei confronti dei relatori che avrebbero inserito l'emendamento sull'immunità così all'insaputa dei partiti e del governo. Mi pare obiettivamente difficile immaginare che quell'emendamento sia stato inserito a insaputa del governo. Una vicenda un po' kafkiana, obiettivamente. Ma lei come la vede, necessaria per i nuovi senatori oppure secondo no? Secondo me no. Secondo me nel momento in cui il Senato diventa non elettivo e le sue prerogative legislative vengono comunque ristrette ed è formato il nuovo Senato prevalentemente da consiglieri regionali e sindaci che innanzitutto svolgono un altro mestiere, francamente io non estenderei l'immunità sia pure parziale che c'è alla Camera anche al Senato. Quindi io credo, consideriamolo un incidente, c'è stato sì forse anche uno scaricabarile non particolarmente efficace. Diamo l'incidente e torniamo alla versione originaria su questo punto che non prevedeva l'immunità. Certo, onorevole, d'altra parte sarebbe paradossale che insomma, il governo ha esercitato una forte regia su tutto il processo, credo sia in grado di esercitarla anche su questo aspetto. Se l'immunità non la si vuole, come mi pare che non la si voglia, lo si dica e la si tira via. Certo, chi potrebbe essere a favore dell'immunità? Ah, ho visto esponenti di diversi partiti di centro, il nuovo centrodestra che sono a favore, ma diciamo io non vorrei fare del moralismo. Ferdinando Casini per esempio oggi sì, su diverse interviste alla stampa per esempio. Le argomentazioni, nel senso si dice da un lato il Senato comunque mantiene una sua dignità costituzionale, mantiene alcune prerogative legislative. Però io credo che l'argomento prevalente sia quello che non essendoci elezione diretta da parte dei cittadini per quella funzione, non essendo quella la funzione principale per la quale il consigliere regionale o il sindaco viene scelto dai cittadini, è bene non equiparare su questo lo status a quello del deputato. Dei deputati. Onorevole, un'ultima domanda. Si è tenuto nei giorni scorsi a Massa Marittima un incontro della area cosiddetta riformista nel PD che raccoglie un po' la minoranza, chiamiamola così, all'interno del Partito Democratico che non nasce renziana, possiamo dire così. E Roberto Speranza, che è capogruppo del PD alla Camera, ha detto a Massa Marittima c'era anche gente che ha sostenuto Renzi. Abbiamo superato il congresso, ormai si parla di democratici e di come ricostruire il rapporto fra politica e cittadini. Insomma, dentro il PD finalmente si è raggiunta una stagione di pacificazione? Ma il congresso è superato perché ci sono nuovi problemi, perché chi si era candidato a segretario nel frattempo è diventato a premier e ha bisogno del sostegno di tutti. Dopodiché non abbiamo bisogno del partito del pensiero unico e del conformismo, quindi area riformista che unisce appunto buona parte di quelli che non avevano votato Renzi, con una parte anche di chi l'ha votato, però sicuramente non è definibile come un'area renziana, certo. È un'area che vuole mantenere un suo punto di vista autonomo nell'ottica di dare una mano, perché si aiuta il leader anche se su alcuni punti gli si dice che la direzione va cambiata. E questo è il nostro modo di essere
dalla parte dell'impresa comune, della enorme responsabilità che il 40% affida al PD. Certo. Non c'è bisogno di un partito conformistico, non c'è bisogno di un partito in cui tutti salgano sul carro del vincitore. Noi col carro vogliamo spingerlo nella direzione di un vero cambiamento progressivo. Mi pare che di renziani della seconda, della terza, della quarta ora ce ne siano già troppi. Renzi ha bisogno di interlocutori che sappiano confrontarsi con responsabilità ma anche con autonomia. Insomma, staremo a vedere allora cosa accadrà anche a fronte di questo. Grazie all'onorevole Alfredo Dattore, deputato del PD. Buon lavoro. Buona serata.